Entra nel vivo la perdonanza numero 728, che sarà ricordata come la perdonanza del Papa, che il 28 agosto aprirà per la prima volta la Porta Santa. Domani è il giorno del corteo. Per la prima volta nello stesso giorno, il 23, si fondono due elementi identitari del riconoscimento UNESCO, il corteo stesso e il fuoco del Morrone. Il corteo della bolla, dopo due anni di pandemia, torna mobile. 600 figuranti, 80 bambini che sfileranno, 17 gruppi storici, come sempre corteo civile e quello storico. Mancherà la parte religiosa, perché l'arcivescovo, il cardinale Petrocchi, attenderà Colle Maggio, per cui il percorso non farà il giro di Piazza Duomo. I quarti cittadini sfileranno secondo l'antico ordine medievale dei cortei civici. La Dama della Croce sarà posta tra il secondo e il terzo quarto a simboleggiare il dono della città alla Chiesa. Chiuderanno Dama della Bolla e Giovin Signore con dietro il sindaco Biondi. Rete 8, come ogni anno, seguirà il corteo in diretta dalle 18:15. Ma la perdonanza, oltre a storia e spiritualità, ha anche un ricco programma di iniziative e grandi eventi curati dal direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis. Il primo spettacolo, Un canto per la rinascita di Futuro e Pace, ci sarà proprio domani sera dopo l'accensione del tripode a Colle Maggio. La mia quinta perdonanza, la perdonanza importante, quella che accoglie il Santo Padre che aprirà la Porta Santa. Stiamo preparando appunto di consueto la cerimonia d'apertura, che andrà in onda il 23, è un cast con artisti importantissimi. Avremo Vecchioni, Diodato, per i giovani Gaia LDA, un ospite internazionale che è Tony Hadley, la voce narrante di Anna Foglietta e Daniele Pecci, con la bravissima Bianchetti che condurrà tutta la serata. Si è pensato molto ai giovani, non solo, Fabri Fibra, Claudio Baglioni, il solito aspetto importante, tutti i spettacoli cuciti sull'Aquila approvati qui, quindi questo è un aspetto al quale non ha voluto rinunciare neanche alla sua quinta. No. Il mio progetto è trasversale, parla a tutti, parla a tutte le età, per cui è un messaggio per i giovani, la consapevolezza appunto che dobbiamo lasciare sicuramente un mondo migliore. Quest'anno il sottotitolo è Di futuro e pace, quindi parleremo anche del futuro della pace, e quindi è un discorso sicuramente largo, adatto a tutti.